tutti, ho fatto un po' di spesa, sono andata al Neurospin oggi e faccio vedere due cosine che ho comprato che secondo me come i prezzi conviene andare a Eurospin, perché io di solito faccio la spesa alla Coop, però i prezzi alla Coop secondo me sono aumentati già. Vi faccio vedere solo alcune cose, tipo il burro 500 grammi all'Eurospin costa 2,99 è poco. Vabbè, dopo ho preso il Stinco, l'avevo già provato, questo qua, un Stinco precotto costa 2,99 con 3 euro è già fatto la cena. Poi ho preso anche questi sovraccossi di pollo, che mi sembrava molto belle, gialle, e questo qua è praticamente 1,5 kg, costa, ho pagato 5,16 euro ed è anche bello. Vabbè, dopo ho comprato le uova, sì, uova costa 1,25 la panna, voglio fare il dolce, la panna costa 1,15 euro, dopo ho preso tre mele, un pompegno, un po' di mandarini. Ah, dopo ho preso anche le cipolle, 1 chilo di cipolla rossa, spero che siano buone perché non so se se pizzicano, ecco. Speriamo che non pizzicano, così mangio anche insalata con le cipolle che mi piace molto. E la cipolla invece costa 1,29 euro, costa poco perché se vado a prendere la cipolla rossa alla Coop pagherò 5 euro. Ecco, e poi non è finita qua perché ho fatto ordine su Amazon e adesso vi spiego come mai. Metto via tutto e poi vi faccio vedere. Eccomi qua, vi faccio vedere quello che ho acquistato su Amazon. Ho acquistato le grucce, queste qua fatte così, e poi ho acquistato anche queste qua, le grucce per i pantaloni, salva spazio. Adesso vi spiego anche perché. Questo lo devo montare però. Aspettate che vi metto così. Non c'è scritto niente.
Direi che va così. Sì. Allora, queste sono due grucce per i pantaloni. Che lo posso vedere così. Allora, e poi queste qua. Ne ho prese un po', un bel po' di queste qua. Vedete qua? Io, anche se tutti i vestiti mettevo per i colori, cioè stavano malissimo perché hanno tutte le grucce diverse. Adesso cambio tutte le grucce, metto tutto a posto. Un disastro. Sembra un disordine, anche se non è, però vabbè, un po' sì, dai. Però non mi piace. Adesso cambio tutte le grucce. Tengo questi qua in legno, che questi qua li metto nell'armadio di là di mio compagno, così li faccio tutti in legno di là. Sembra già un'altra cosa. Adesso vi faccio vedere tutto. E anche il vino. Abbiamo tutto. Di plastica, così non le butto via, che queste qua le tengo, che quando vado sul slide a prendere la roba le appendo così, delle magliette, delle maglie, le appendo tutto così. Quelle in legno invece mettiamo in un altro armadio, e quelli di ferro, che sono quelli che ti danno, sono queste qua, queste le butto via. Thank you.
po' di casino a caso. Con quell'altro lì non riuscivo neanche a prenderle i maglioni, perché sennò dopo, non so, se la prendi un maglione dopo rimani qua, no? Questo qua invece è un anticipo, adesso guardo se riesco a prendere anche i maglioni. Alcune cose le tengo abbinate che così faccio prima. Anche le magliette manica lunga adesso tengo queste tese, quando è più caldo le piego e le metto dentro il cassetto, però così sono più comoda. Io sono molto freddolosa, anche se sono lituana, però sono molto freddolosa. Mi vesto tanto. La luce che ho comprato, questa qua per i pantaloni, che ha una luce salva spazio, che praticamente andrebbe così, la faccio vedere. Poi anche come colore sta benissimo.
portate. Adesso basta far così. Anche come colore si riprende bene, perché anche queste qua. Cioè, volendo posso tenerle anche così, tanto visto che ce l'ho dello spazio. Adesso vediamo. Alla fine mi sono accorta che le dovevo montare così, praticamente. Quell'altro lo devo smontare e rimontare, perché ho montato male. Non si svegliano qua. Quindi dovevo andare in contrario. Lo smonto, ecco qua. Alcuni maglioncini l'ho lasciato lì, che sono sottili. Questi sono troppo grossi, questi sono quelli natalizi. Comunque è un altro aspetto, secondo me. Voi che ne dite? Secondo me sta molto meglio.